Canzoni del fine 2011 e del 2012, nuove, interessanti per te che stai scoprendo, che sei venuto a vedere questo video e hai trovato questo bellissimo uomo che sta per dirti quali sono le canzoni. Per tenerti aggiornato, se non ci fossi io qua, ma come fai tu? Allora, andiamo subito al sodo. Somebody that I used to know. Goti, vattela a sentire, carina, molto bella. Album Making Mirrors di Goti, rifatta anche da alcuni americani veramente bravi, con una chitarra sola, e non mi ricordo il canale, che ci posso fare, non mi posso ricordare tutto. Altre canzoni nuove, a parte quelle di Sanremo, che va forte a risa, no? Con la notte, che ci martellano anche alla radio, carina, vabbè. Poi altre canzoni. C'è quella di Noemi pure che va forte sempre da Sanremo, sono solo parole, ma parliamo per esempio fine 2011, che cosa vi viene in mente? Che cosa mi viene in mente? Mossa, mossa, Michel Teló che sta passando brutti momenti, capisce a me, anzi così, capisce a me, no, oltre, capisce a me, vabbè scherzo, magari stessi passando io un millesimo dei brutti momenti di Michel Teló, ma quali brutti momenti? Michel Teló, ai seu te pego! No, brutti momenti tra virgolette perché dice quella canzone l'hai copiata. Comunque è diventato famosissimo Michel Teló, i soldini li ha fatti lo stesso, eccetera, eccetera. E altre canzoni degne di nota del fine 2011, inizio 2012. Andiamo prima sullo straniero perché sennò dobbiamo parlare solo di Sanremo perché ormai imperversa Sanremo ancora, no? Per esempio con Nina Zilli per sempre, Emma, no, non è l'inferno, vabbè. Parliamo appunto di musica straniera. Tacata! Tacabro, tacabro, che è una musica sempre latina. Danzereccia e poi andiamo anche ad altre canzoni, per esempio quella di Magiana, Gimme All Your Lovin' con Nina Minaj, Me, You, Madonna, no, che ha fatto l'album nuovo MDNA. E poi ancora degne di nota, fine 2011, beh, fine 2011, scusa Tiziano, scusa, ti ho lasciato un po' in fondo, Tiziano Ferro. Tutte belle le canzoni, è uscito anche l'11, 11, 11, 11, 11, 11, cioè alle ore 11, 11, 11, 11 minuti, 11 secondi, l'album di chi? Di Laura Pausini. Bella, ieri l'ho vista in TV, poi ne riparliamo. Carina, sta proprio bella Laura, è brava pure a cantare. Però Tiziano Ferro, imperversa, adesso è un po' calato, perché comunque ha macinato parecchio in questi mesi. Quindi ricapitolando, proprio canzoni del 2011, 2012, toste, forte, Somebody that I used to know di Goti, Tagada di Tacabro, I see you pego di Michel Teló, tutte quelle di Sanremo, dalla notte a Sono solo parole e altre, bla bla bla, Nina Zilli, poi Madonna, Tiziano Ferro, abbiamo detto, L'ultima notte al mondo, oppure altre, no, di quell'album. Poi abbiamo detto anche Laura Pausini e interessante anche Distratto di Francesca Michelini che è andata molto molto forte in questo inizio 2012, fine 2011. Poi vabbè, abbiamo parlato c'è Livels di AVCI, però quello è un settore un po' di musica dance, ne parliamo in un altro video. Quindi qualcuna sicuramente non la sarò dimenticata, però c'è buon materiale per scoprire nuove canzoni del 2012 da ascoltare e diciamo, da godere, no? Perché comunque la musica è un piacere, se no che musica è? Musica.